stato 40 anni fa e tuttora ancora continuo. E in questi 40 anni abbiamo visto tanti successi, tra cui devo dire anche il successo che ha avuto il professore all'Istituto del Liceo Scientifico vincendo il titolo italiano con 4 nuotatori. E poi via via tutti gli altri, De Simone, De Esposito Pasquale, campione italiano, Andrea Rolla, Sveva, e quindi si sono aperte altre strutture e il nuoto sta dando molte soddisfazioni. Mi auguro che si possa continuare sempre meglio, perché i ragazzi ci sono. Purtroppo vedo che la generazione, ultima generazione, sono un po', come dire, distratti da altre cose. E quindi l'impegno non è proprio sempre diciamo, consono alla vita di un atleta. Passo la parola a... Allora, Sveva, raccontaci in un minuto la tua storia, perché tu sei una grande nuotatrice, però sei una grande donna, perché hai avuto la forza di combattere non solo con lo sport, ma anche con qualcosa che ti ha segnato e che sei riuscita a superare grazie al tuo forte carattere. Allora, innanzitutto grazie e grazie per le belle parole. Ho iniziato a nuotare da tanti anni e raggiunto anche... Forse il mio periodo migliore è stato il 2015-2006, quando ho partecipato, dopo i campionati italiani, ho ottenuto il pass per vari campionati europei. E la mia vittoria più grande è stata sicuramente la vittoria a Baku, nei campionati, i giochi olimpici europei di nuoto. E l'anno dopo, agli europei, invece, sempre giovanili di nuoto, ho ottenuto un'altra medaglia di bronzo. Quindi, questa è tutta la storia bella, i miei ricordi più belli, e sono partita poi dopo per gli Stati Uniti, avevo vinto una borsa di studio, quindi nuotavo e studiavo lì, e sono tornata perché mi era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, quindi è un tumore, quindi sono stata costretta a diversi mesi di chemioterapia in cura a Milano, questo nel 2019, quindi diciamo quello che doveva essere il mio periodo più bello natatoriamente parlando. E però quello che lo sport mi ha sicuramente insegnato, e non è per il mio carattere, perché è lo sport che mi ha completamente formato il carattere, se l'ho affrontata in un determinato modo è perché io tutti i giorni pensavo a quello che mi stavo perdendo. Quell'anno c'erano le universiadi, quindi con tutto il mio cuore volevo tornare a gareggiare, e tra l'altro le universiadi erano a Napoli, quindi veramente ci tenevo con tutta me stessa. E quindi per questo dico, i valori dello sport a tutte le età sono qualcosa che una persona si porta dentro e che ti insegna tanto, quindi sono contenta perché... Grazie. Abbiamo il filmato per gli ultimi 50 metri di Sveva. Un attimo solo perché dico due parole su questa gara, perché poi dura 15-17 minuti, non possiamo farla vedere tutta, facciamo vedere gli ultimi 50 metri. Siamo a Baku in Azerbaigian, finale del campionato europeo dei 1500 metri stile libero. Lei in batteria aveva ottenuto l'ultimo tempo, quindi partì nella corsia numero 1, la meno ambita, perché le ragazze favorite erano la spagnola Talaia e la ungherese Jussatz. Lei partì in prima corsia e per 700-800 metri rimase in ultima posizione perché nuotò sui suoi ritmi. Poi incominciò la risalita negli ultimi 200 metri, è partita come un siluro, adesso lo vedrete, e non c'è stato niente per nessuno. L'ungherese si arrese negli ultimi 30-40 metri. Spagnola si è arresa negli ultimi 30-40 metri, l'ungherese all'ultima bracciata, lei l'ha piegata proprio all'ultima bracciata sulla toccata. E poi vi possiamo, gli ultimi 50 metri, guardate la bellezza dello sforzo atletico, e poi la cerimonia della premiazione, che è da brividi,
lei sul podio, la bandiera che sale sul pennone più alto, lei con la mano sul cuore, un sorriso radioso, e l'inno di Mameli cantato ad alta voce col coro di tutti i compagni di squadra. Vediamoci il filmato. Non c'è l'audio? Vai, dona, dai. Complimenti anche a Fulvio Palmieri che dietro le quinte non perde l'occasione per far sapere che è un grande cantante. Grazie, grazie a tutti. La consegna degli attestati a Sveva. Se c'è un fotografo che mi fa una fotografia, perché poi la devo stampare. All'avvocato Cuomo, a Renato Bargenio per sé e per Andrea Rolla, che questa sera non c'è. Anche la storia di Andrea Rolla andava raccontata, ma purtroppo dobbiamo correre perché abbiamo ancora tantissime cose da fare. Andrea Rolla è stato fermato anche lui in un momento della carriera particolarmente importante, solo perché ha trovato un fisioterapista che non era all'altezza della situazione. Grazie Renato, grazie. Passiamo alla pallavolo, i successi recenti della Folgore Massa. Appena nel mese scorso con la Folgore Massa che ha approdato alla Serie A. Dovrebbero essere con noi Paolo Gargiulo, Giampio Apreda che è il capitano, e poi in tema di pallavolo c'è anche in sala Giovanni Maria Gargiulo che gioca in Serie A con la squadra di Reggio Calabria. Giovanni, vieni, vieni, non ti nascondere sempre dietro le quinte, con i 2,02 metri non lo puoi fare. Paolo Gargiulo è il papà di un grande tifoso del Sorrento che ci ha lasciati poco tempo fa, e tra l'altro con un fratello gemello che li confondevamo sempre, uno entrava da un lato, l'altro dall'altro, e noi dicevamo è sempre lo stesso, no, erano due fratelli gemelli, tifosissimi del Sorrento. Allora Paolo Gargiulo ritira l'attestato per la Folgore Massa. Giovanni Maria Gargiulo che gioca in Serie A di pallavolo e soprattutto è stato anche nazionale giovanile e soprattutto è stato mio allievo al liceo. La cosa più importante è essere stato sicuramente allievo del professore Siniscalchi, tutto il resto viene in secondo piano. No, assolutamente. Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia fatta di sport, da partire da mio padre, mio zio, tutti quanti. Ho provato molti sport, anche qui in penisola, il tennis, il nuoto, la box. È l'unico sport in cui poi alla fine sono arrivati i risultati, è stato uno sport che non sono riuscito a praticare qui in penisola.
Però se c'è una cosa, dato che siamo stretti con i tempi e lo ripetono tutti, che ci tengo a dire è che qualsiasi sia lo sport, tra i più blasonati come possono essere il calcio, o il mio stesso la pallavolo, il nuoto, ma anche i piccoli come possono essere l'ippica, ma non perché sono piccoli, perché contano poco, ma perché sono poco conosciuti, l'importante è praticare lo sport, qualsiasi esso sia, a qualsiasi livello e a qualsiasi età, perché lo sport è salute, in primis. Allora, a te. Allora, grazie, professore, grazie mille per il ricordo di papà, Massu Franco, quello là che veniva sempre dal Campitalia, mi ha raccontato tutto il solo soprattutto per la Serie B. Io voglio, mi auguro, in occasione di questo 50° anniversario per il Sorrento in Serie B, anche noi nel nostro piccolo abbiamo raggiunto un grande risultato. E mi auguro con tutto il cuore, con tutte le nostre forze, che non sia una meteora, cioè nel senso che riusciremo a mantenere questa serie, perché c'è bisogno di strutture e c'è bisogno dell'apporto di tutti quanti noi, che noi rappresentiamo, non la Fulgo, ma rappresentiamo tutta la presa sorrentina. Grazie a tutti. Giovanni, grazie Paolo. Io vorrei ricordare che il presidente della Fulgo De Massa è Luigi Vinaccia, lo stesso campione di automobilismo, e c'è un grande direttore sportivo che è Fabrizio Ruggiero, un grande animatore che è Antonino Belfiore. In tema di pallavolo consentitemi solo di ricordare, visto l'escursus storico che stiamo percorrendo, anche il San Nicola Piano negli anni 70, che ha avuto grandi risultati, giocava nel campo dei Sacramentini alle spalle del comune di Piano di Sorrento, e proprio pochi giorni fa ci ha lasciati uno di quei protagonisti, che era Tonino Di Palma, un altro collega docente di educazione fisica che tanto ha dato nella crescita umana e culturale di tantissimi ragazzi che si sono affacciati alla pallavolo. Pallavolo che in penisola sorrentina vanta una grossissima tradizione, perché quest'anno, al di là della Fulgo De Massa, bisogna salutare i grandi successi della Volley Meta, che ha portato anche 3 ragazzi a giocare nell'under 17 della nazionale italiana, che ha partecipato in Albania ai campionati europei. Grazie. Giovanni Gargiulo, per i non appassionati di pallavolo che forse non lo sanno, gioca in Serie A. Ha giocato nella nazionale di pallavolo del 21, ha disputato la finale mondiale e purtroppo l'Italia è arrivata seconda. Quindi un grande atleta con un grande futuro. In bocca al lupo a Giovanni e in bocca al lupo anche a Monica De Gennaro, che partecipa alle Olimpiadi nella pallavolo. Monica De Gennaro, che è stata premiata negli anni come uno dei liberi migliori del mondo della pallavolo. Bene, dalla pallavolo al tennis, Luigi Coppola, Gianluca Zaccara, che è qui presente il papà Antonio, Mario e Albino Gargiulo, che sono il papà e lo zio di Giovanni Maria Gargiulo. Luigi Coppola ci metterà un po' di tempo ad arrivare qui, perché Luigi Coppola viene Concio. Io posso dire due parole su Gigino Coppola. Gigino Coppola potenzialmente era un grande tennista, lui autodidatta, però non è che autodidatta, poi bisogna avere anche le doti, perché non è che uno guardando il tennis in televisione poi lo impara a giocare. Lui a 12-13 anni a Sorrento non aveva più avversari, quindi non aveva nessuno con cui giocare. Il tennis è uno sport che se non giochi con i migliori, non migliori, anzi peggiori. E quindi in quel momento lì lui avrebbe dovuto andare fuori a giocare. A dire il vero, lui quando giocava ai campi della terrazza che faceva il palleggiatore, c'era un signore americano ben inserito nel tennis americano che voleva portarlo in America. Però a 13 anni, a inizio anni 60, era impensabile che un ragazzo potesse andare in America poi a giocare a tennis. E quindi lui si è limitato a giocare a tennis a livello locale, è arrivato in Serie B, no? Serie C. Partendo da autodidatta, e giocare in Serie C non è poco. Grazie a tutti. Di poche parole e di molti fatti, Luigi Coppola, papà di Zaccara, c'è? Tra l'altro Gianluca è stato, tuttora, un maestro che svolge la sua attività in Umbria.
Mario e Albino, Giovanni, vieni tu per papà e lo zio, li puoi ritirare tu tranquillamente se ci sei. La luce di corsa, Giovanni.